Ratei e risconti. Qual è la differenza tra i ratei e i risconti? Proviamo a vederla assieme. In questa lezione andiamo a vedere assieme qual è la differenza tra ratei e risconti. Quindi cerchiamo di capire qual è il significato di questi due termini, cerchiamo di capire con anche esempi pratici come funzionano i ratei e i risconti in contabilità. Cominciamo col dire che ratei e risconti si dividono a loro volta in due parti. Quindi noi abbiamo ratei e risconti, ma a loro volta i ratei possono essere attivi o passivi e i risconti possono essere attivi o passivi. Quindi dobbiamo capire cosa sono i ratei, cosa sono i risconti, ma nello specifico dobbiamo anche capire qual è la differenza tra rateo attivo e rateo passivo, qual è la differenza tra risconto attivo e risconto passivo. Cominciamo col dire che i ratei e i risconti sono relativi a costi e ricavi che si movimentano a cavallo d'anno, cioè vuol dire che tu hai una situazione di questo tipo, che in sostanza è la rappresentazione della linea del tempo. Tu hai qui il 31 di dicembre di un anno qualsiasi, qui hai, ipotizziamo, il 1º di ottobre e qui hai il 31 marzo dell'anno successivo. A questo punto andiamo a analizzare i ratei. Che cosa sono i ratei? Ti do la definizione, poi andiamo nello specifico a fare un esempio. I ratei non sono altro che una parte di un costo o di un ricavo che avrà la manifestazione finanziaria l'anno successivo, l'anno prossimo o negli anni futuri, ma che è parzialmente di competenza dell'anno in corso. Quindi io ti ho detto innanzitutto una parte di un costo di un ricavo, quindi il rateo non è tutto il costo o il ricavo che stiamo considerando in un esempio che adesso ti faccio, ma è solo una parte. E inoltre è importante il secondo aspetto, la manifestazione finanziaria, cioè il movimento finanziario avviene l'anno prossimo. Quindi questi sono i due requisiti. Stiamo parlando sempre di una parte di un costo di un ricavo, non tutto, che avrà il suo movimento finanziario l'anno prossimo o comunque negli anni futuri. Quindi per fare un esempio, ipotizziamo di avere un affitto che parte dal 1º di ottobre e finisce appunto al 31 marzo, quindi un affitto di 6 mesi. Ipotizziamo questo affitto di 6.000 euro, così la facciamo molto semplice. €6.000, quindi vuol dire 6 mesi, diciamo 1.000 euro al mese. Ok. Secondo aspetto, diciamo che la manifestazione finanziaria avverrà l'anno prossimo, cioè quindi qui io avrò l'incasso o il pagamento, a seconda che ovviamente sono il proprietario che dà in affitto o sono l'affittuario che deve pagare. Quindi diciamo che per quanto riguarda i ratei, noi abbiamo come ipotesi un affitto a cavallo d'anno, cioè che parte da un anno, un ipotetico anno X e finisce nell'anno X più 1, e poi ho il pagamento barra incasso,
ovviamente a seconda delle posizioni in cui ci troviamo, il 31-3, cioè dell'anno seguente. Quindi questo è l'anno X, questo è l'anno X più 1. Quindi 31-3 dell'anno X più 1. A questo punto il ratio che cos'è? Il ratio ti ho detto che è quella parte di costo o di ricavo che è di competenza dell'anno in corso, cioè si riferisce a quest'anno, ma che avrà la movimentazione finanziaria l'anno seguente. Quindi il ratio non è altro che questa parte, cioè io te l'ho fatta semplice 6.000, quindi qui avrò 3.000 euro di un anno e 3.000 euro l'anno prossimo. Allora, il ratio è quel costo o ricavo che io devo stanziare quest'anno nell'anno X, anche se andrò a pagare o incassare l'anno prossimo. Quindi, nello specifico, qui io ho il mio ratio, che ovviamente può essere attivo se è un ricavo o passivo se è un costo. Quindi ovviamente per il proprietario dell'immobile ci sarà un ratio attivo, cioè sarà una parte di ricavo che io devo andare a stanziare per il principio di competenza, cioè vuol dire che io devo andare a imputare costi e ricavi nell'anno a cui si riferiscono, indipendentemente dall'incasso del pagamento. Parte di un costo, perché io costo ricavo 6.000 euro, quindi 3.000 è una parte di questo costo ricavo, è il ratio attivo se ovviamente sono una parte di ricavo, sono il proprietario. Oppure ratio passivo se sono l'affittuario, cioè una parte di un costo che andrò a pagare l'anno prossimo, ma che si riferisce all'anno in corso. Quindi questi sono i rati. Vediamo i risconti. I risconti cosa sono? Sono all'opposto. Quindi io mi trovo in una situazione in cui ho incasso e pagamento anticipato, che poi è un po' come si verifica nella stragrande maggioranza dei casi, cioè il canone lo paghi prima. Quindi, che cos'è il risconto? Il risconto è quella parte di costo di ricavo che ha già avuto la manifestazione finanziaria quest'anno totalmente, ma che si riferisce all'anno prossimo o comunque agli anni futuri. Quindi il risconto è questa parte qua, che può essere risconto attivo o risconto passivo. Il risconto attivo è la parte di costo che io vado a spostare all'anno prossimo, anche se io ho già pagato, cioè io ho già pagato 6.000 euro, ma il costo di quest'anno è 3.000, quindi devo andare a spostare all'anno prossimo 3.000. Lo faccio con un risconto attivo. Il risconto passivo è quella parte di ricavo che io ho già incassato, quindi sarei il proprietario, ma che vado a portare al prossimo anno, all'esercizio successivo. Quindi queste sono le regole relative ai ratei e risconti. Questi sono i ratei e i risconti. Quindi, ricapitolando, il ratio è quella parte di costo di ricavo che avrà una movimentazione finanziaria l'anno prossimo, ma che si riferisce all'anno in corso. All'opposto, il risconto è quella parte di costo di ricavo che ha già avuto la manifestazione finanziaria, ma che si riferisce all'anno prossimo, quindi devo spostare all'anno prossimo. Ovviamente, come al solito, se hai qualche dubbio, qualche curiosità in merito ai ratei e ai risconti, inseriscila pure nei commenti sotto a questo video e sono a tua disposizione per chiarirla. Diversamente, se questo video ti è piaciuto, se sono stato utile, finalmente hai capito i ratei e i risconti, lascia un bel like che mi fa molto piacere, iscriviti al canale per non perderti nessuna delle prossime lezioni di contabilità che tengo su questo canale. Da ultimo, se vuoi ricevere in modo completamente gratuito,
Senza impegno, le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità online, in cui vado a spiegare rate, riscontri e tantissime altre registrazioni contabili, trovi nella descrizione sotto questo video il link per poter, lasciando la tua email, ricevere le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità online. Per oggi è tutto, un grande in bocca al lupo e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!